Loredana Lecisu apre a sorpresa a Romina Power, Serenità Forza Benefica. Romina Power, la compagna del suo ex marito, per la prima volta ha aperto nei suoi confronti. Oggi Loredana Lecisu ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita in generale e del rapporto con la fede. Ad un certo punto la giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto alla compagna di Albano di recitare una preghiera speciale. Quest'ultima ha accettato ben volentieri: "Chiedo al Signore e alla Madonna di dare serenità a me e alle persone a me vicine." La giornalista ha quindi colto la palla al balzo per chiederle se questa preghiera la vuole rivolgere pure all'ex moglie del suo compagno, con la quale certo non ha mai avuto rapporti idilliaci. E la donna, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente. "Al di là dei nostri contrasti, sono convinta che la serenità sia una forza benefica, utile a se stessi e agli altri." La Lecisu è infatti certa che la pace in tutti i campi sia il bene più grande. Loredana Lecisu ha rivelato di non provare disagio nel non essersi mai sposata con il suo compagno. La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto alla mamma di Jasmine Carrisi se le sarebbe piaciuto convolare a nozze con Albano, il quale ha rivelato di non aver mai scoraggiato i suoi figli. E la donna, con estrema schiettezza, ha dapprima dichiarato che il matrimonio in chiesa non sarebbe comunque potuto mai avvenire perché entrambi divorziati, e successivamente ha fatto presente di non provare disagio per questa situazione. "Secondo me il Signore legge nei nostri cuori e quindi sa che vivo la mia unione con Albano nell'ottica della morale cattolica." La compagna del cantante di Celino San Marco ha quindi tenuto a precisare di aver sempre lottato per l'indissolubilità del loro rapporto. Per tale ragione non ha nascosto di sentirsi in cuor suo la moglie dell'artista. Albano, la sua compagna, si rimprovera di non essere presente nell'educazione religiosa dei figli. Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Loredana Lecisu se i suoi figli sono a loro volta molto religioso. E la compagna di Albano ha dichiarato di rimproverarsi molto il fatto di non essere stata presente il giusto necessario nella loro educazione religiosa. "Fortunatamente mi rassicura riscontrare in loro i principi di onestà e di rettitudine, che sono alla base della fede." Quest'ultima ha poi colto la palla al balzo per augurare loro una famiglia normale e tranquilla,